Come si chiama? Sandra. Ecco, senta, lei è molto bella ed è la degna rappresentante di una squadra che è stata bella. Ma è sempre bella questa Roma? È sempre bella, anche se come tutte le bellezze può avere qualche ruga ogni tanto, ma comunque anche le rughe si curano e si nascondono. Anche il Pisa aveva le sue rughe. Maquillage, infatti, con il nuovo allenatore Luca Giannini, nella cosiddetta settimana di Volterra, voluta da Anconetani. Allora, la punizione è finita e siamo qui in procinto di giocare. Beh, non è stata una grossa punizione, anche proprio perché io non sono autolesionista. Abbiamo cercato proprio di togliere quella parola punitivo. Ritiro sì, ma di concentrazione e di preparazione. Il cambiamento dal punto di vista tattico-tecnico c'è oggi? Ma andiamo sul campo, poi qualche cosa si vedrà. E in campo si è visto subito che il premio stava andando nel verso dell'umiltà. Pisa di gran carriera per togliersi il pensiero subito. Dopo 3 minuti, infatti, la Roma, dalla panchina d'oro, in ginocchio per lo spunto di Bocca Fresca, forse il migliore in campo, indipendentemente dalla prudenza vincente sull'incolpevole Tancredi, autore di almeno un paio di salvataggi. Non conta niente, purtroppo ci siamo incanalati in una situazione molto brutta, abbiamo giocato i primi 10 minuti, praticamente gli abbiamo regalato il gol, anche un altro paio di occasioni. Insomma, Roma bruttina e nervosa, la reazione c'è da parte giallorossa, si concretizza con un paio di punizioni di Conti. Il Pisa compensava il divario tecnico con grande orgoglio, con puntigliosa determinazione e per un soffio mancava il raddoppio. Era Piovanelli che invece di spingere in rete respingeva dall'angolo. Poco dopo la mezz'ora ecco Cuochi e Tancredi è bravo. Roma è quasi sparita dunque, solo Rizzitelli sul tempo che scade costringe Elliott al salvataggio in estremis. Ripresa più equilibrio. Esce Gerolin, schierato come centrocampista, ma anche Desideri che lo sostituisce è costretto al naufragio generale. Una Roma dunque con qualche manica rimboccata, Giannini ad esempio, che va in vetrina solo con disperata, nervosa, buona volontà. L'innesto di Renato al posto di Conti è un fatto di energie più fresche che dura poco, anche se Grudina è bravo sulla conclusione di Renato e su quella di Föller. Giannini ha un'impennata d'orgoglio. Una questione tecnica dall'angolo e Crudina è ancora bravo. Ma la Roma non c'è nel gioco. Il Pisa invece ha la grande saggezza di tentare il raddoppio senza strafare. Controlla bene gli spunti individuali di una squadra, quella giallorossa, collettivamente rassegnata, letteralmente irriconoscibile. Alla fine nessuno ha voglia di parlare. Renato appena bozza un augurio. Buona Pasqua. E poi toccherà a Luciano Spinosi tentare un'analisi per lo sconforto che è generale. Andando avanti così cominciamo veramente a parlare di retrocessione. L'entusiasmo, l'agonismo di Spinosi, la volontà, i riscatti. Ma evidentemente non serve, io a tutti i modi vado avanti, tranquillo e cerchiamo che qualcosa, speriamo che qualcosa cambierà. 1-0 dunque per il Pisa, risultato anche stretto, ma la gioia di una vittoria al 90° non ama i calcoli. Guardate e sentite Romeo Anconetani. Con il Giannini allenatore che non dimenticherà mai questa giornata finita con il sole in campo. Francamente questo è il premio alla volontà. Bravo Giannini allora. Giannini è acqua e sapone, come piacciono a me le persone e come penso di essere anch'io. Allora Giannini, ha detto il presidente, un allenatore come piacciono a lui, all'acqua e sapone. Ma si fa del nostro meglio. Cerca, credo sempre che il lavoro alla lunga paghi sempre.